lei vuol far carriera, o almeno che prova, e vuol fare il direttore dell'ufficio della Roa. Una barzelletta giusta anche a Tessaro Antonio, averglielo per casa non è certo un patrimonio. Quella sera da Elena, tanti saluti e baci, aveva fatto una cena a base di spinaci. E se sentiva forte, grande, alto e largo, tirai tutte le somme ed era solo cargo. Così pieno di energia e in più cotto come un perro, l'avrei sfidato anche Tyson al braccio di ferro. Ma lavoratamente però, con tutto il cioccolaio, l'ha proprio trovato quel da formaio. Da che pareva semplice, come Golia con Davide, ma il tuo colpo ci ha trovato un bravo pien de vide. L'è andata così, con le cattive o con le buone, tagliai i capelli a successo come Sansone. L'ha fatto una gran scena, come una brava attrice, suo padre gli ha detto non deve restare felice. Il che ha fatto l'anestesia e ha corso grossi rischi e che aveva ancora addosso l'anestesia di coca e whisky. Quel dottor certo non è stato avaro e lanciò a su come se fosse un telaro. Ha delle vite lì a posto, appena sotto pene, e va a farsene tirare ogni tanto da campanile. Mi raccomando, in futuro vivi pur e fuma paie, ma non sta più a pensarti di imitare Popaie. Sta lontano dai spinaci, mangia solo andivia e braccio di ferro, lascia che lo a Olivia. Comune del Cinte è caduto sotto tiro dopo che le sta buon da batterare anche Siro. E voleva diventare del paese un pezzo grosso, ma gli resta solo poca politica e tanto osso. Siccome te le porte li abituò a grattarsi, entro te il comune guardava da ingrassarsi. Se del Cinte per caso ne diventava il paron, gli ordini li ciappava direttamente da Washington. Il programma gli era la moneta unica europea e fare una centrale elettrica con l'acqua de Dorea. Statuno con la caccia, l'ha fatto poco l'anno e io non è mai stato paron del suo capanno. L'altrano per lui le sta un momento duro e sciopo le resta sempre Picasso per le muro. Con spada te usei, ogni volta è un verbale che va a bilanche di su e che sembra un forestale. Fra caccia e politica va per tutti le bola, per consolarsi le ha messo il mondo alla fiola. L'ha perso l'elezione, non è niente di strano, e il suo modello politico era quello talebano. L'ha sbagliata propaganda, dicendo per i bar che l'avrebbe fatto tutto come Mullah Omar. Ma mi sa proprio che, se questo è il suo principio, ogni giorno siamo a rischio di un colpo di municipio. Non certo come fisico, ma come idea era Gagliardo, che una salvata dei petonfe le sta solo Leonardo. L'ultimo ambasciador batterà con scolo, le palanche adesso le arriva tutte dal Tirolo. E parte dal maso, non arriva neanche a Croce, che le gare le ganetà tutte le nose. E fa un gambalon, per colpa della Nogara, alla sera arriva sempre a bussare dalla piumala. La vin no genà, non si trova massa ben, con una fontana da davanti e il patisce da sen. E che ha sempre avuto un difetto di vista, lui guardava dritto, ma vedeva a sinistra. All'ospedale gli ha tagliato, ma gli ha fatto un pocio, gli doveva cambiare che testa, non basta certo l'occio. Adesso che vede ciaro, adesso è più valente, se prima il capello a poco, adesso proprio niente. Che gli valga di male il vin, il gà e il tormento, ma fino adesso vino non è mai arrivato a fare l'invecchiamento. Ma se gli è solo queste le tue paure, il rosso mandalo a conservare in via Botteghe Oscure. Se che soldi da investire e non ne capì un tubo, il mio consiglio è quello di rivolgersi a Bubo. Esperto in agraria, se la cavi in economia, tuo colpo deve restare netto come una spia. Di rimettere che soldi non l'ha ancora smesso, di niente a confronto con le perdite del remesso. Se gara resta qualcosa, di niente di partire da quando che ha trionfo e fa coppia con GB. Con le me che non perde tempo e il settore è lusso, con se presidente che dire, piacere, mi gusto. Ho rimorso, e proprio che premeva di diventare vice sindaco quasi che la faceva.
e che aveva programmi a destra manca con tutti i nulla osta dalla Casa Bianca. Uno dei progetti, se andava in maggioranza, era di vedere al Capitolo una casa di tolleranza. Se l'avesse vinto, se ne aveva visto delle belle, per 5 anni dovremmo ciucciarsi caramelle. Gianni non hai ancora perso il visto dei Fardani. E che l'ha fatta finalmente con un colpo di mano a eliminarsi a Pagnocca che lo strapotere di Cipriano. Che per vendicarsi prima di far favotto la combina l'ultima, crescendo che il goto. È ancora dentro come socio, è galato il bolin, ma non può più purtroppo tirare il cassettino. Riccardo si vantava di aver che sul Dopolo, che non che costa niente, né di benzina né di volo. Con l'Apollo del Soffrero, la ricciata patente, con la moto un piede che andà lungo tirente. Adesso va dicendo per tutte le ore che lancio i gancio ai piedi come a nostro signore. Ferruccio Poretto era curto dei bottuni, l'altrano da consumà più scarpe che copertuni. Ma Fausto non è contento, non ha più pensieri, Riccardo da qualche tempo non svola più bicieri. L'ha perso il vizio, non si sa ancora come, forse il fegato non che stava più dentro dell'addome. L'ha un po' stanco Ferruccio, ma che la fa con rimprovero, così dopo nel Poretto e l'ha già messo tu ricovero. Carlo Fausto mi sa che passerà del tempo ancora, ma intanto te può solo sognarti dalla nora. Se ne arrivasse almeno una, ti ormai ti sei esausto, solo quel giorno Bertolucci e sarà davvero Fausto. Mirko Mezzanotte, non certo dalla neve. Da quando che si è messo a sciare con i Nicolini, se non si muove delle scarpe che parte avere che spini. Gli era stufi di coi sci alpinismo, di mettere tutti in fila e a pensare al tempo perso di farsi un 8000. Gli avevo tanto allenamento, così dire la prassi a sua mamma che diceva di fare 4 passi. Ma appena partì, pensava all'Himalaya e faceva 4 passi, Pordoi, Rode, Falzare e Ferraia. Appena che arrivava e nulla osta de Mao, la cominciava l'allenamento della falesia del Gatto Gnao. Per scalarti il Tibet e con mucho dei divieti, i permessi li acciapai direttamente dagli Yeti. Adelai in provincia l'aveva chiesto un contributo, ma con quel che l'acciapà le restava proprio sotto. La risposta che il Gavù, l'estate a Grama, l'aveva sì parlato con Delai, ma l'era Dalai Lama. Con le partite andò in su, come un toro, anche a Simone Garatto e Tabacco del Moro. Insieme che pareva di toccare il cielo, come Bertina con la scioppa insieme al Caineo. Adesso ti racconta, tanto per essere brevi, che dormiva con l'abominevole uomo delle nevi. Per intanto basta neve, non vada più... Non guardar neanche la brosa, come montagne frequenta solo quelle di qualche tosa. Ti sei ancora massa bravo con i sci e con la tavola, professionista purtroppo ti sei solo de canaula. Ma dietro quella scioppa e scavalca le montagne, solo col picco e pala e cadute le malagne. Una volta il donoccio, un'altra volta il colo, la scusa è sempre buona per arrivare col capriolo. La licenza del Trento non la interessa, è permesso per andare e se lo farà dalla dottoressa. E se non che bastasse, con il tempo dei galari, la licenza fa sbarare e gliela da Ferrari. Porca braghe e armi, ma la trova la mano che lustra scarpi e scioppi e che sempre la germana. Da adesso potrà sbalargli anche la gara e che al mezzo per cargarla e si ha fatto fuori strada. Franco è contento, l'ha finita la sua passione, dopo 20 anni di pick up finalmente le parole. E vuole armi sempre più grosse, la mia parte quasi comica, verrà il giorno che andrà a caccia con la bomba atomica. Ma via di me che proprio non sa che farne, da bravo vegetariano lui non tocca carne. E che sbada anche i scriccioli, di tutto calcolato, non è mai stato ciappato col corpo del reato. Per colpa di Minerio che la prima anche a Piero, tra Reverso e Verbai le sempre più litiero. Con le mecche e i garapotti, solo col cellulare,
se le volesse sostanza sarebbe meglio che rispondesse suo padre. Quella caccia si lamenta che gastassero guai fra lui e suo padre, gli spartì 3 chili di verbai. E voleva occupare un cervo da poterlo scuoiare, ma si accattà invece solo una rata da pelare. Mi ero qua, mi ero là, io proprio non c'ero, come dire il proverbio 0 via 0 resta Piero.